Come potete vedere, dopo una giornata di utilizzo intenso in pista da cross, la mia starcona è bella concia, soprattutto qui è tutta piena di terra, e dopo tutte le sue ore di utilizzo che ci abbiamo fatto sopra, sta iniziando a grattarsi tutta quanta. Proprio per questo sul carter della trasmissione sono andato a ricreare una specie di frame protector da un altro adesivo che avevo in giro, in modo da cercare di preservare un pochino tutte quelle parti che durante l'utilizzo, il tempo, la terra, lo sfregamento vanno veramente a usurarsi. Stessa identica storia su questo lato, si sta grattando completamente la piastra vicino alle pedane. Tutti i segni e l'usura ovviamente sono dovuti sia alla terra, ma soprattutto al continuo sfregamento degli stivali avanti e indietro, che sembra niente, ma fidatevi che vi mangiano completamente la moto. Poi per quanto riguarda plastiche e sella, sinceramente a me non importa niente, perché nel momento in cui vorrò andare a vendere la moto, queste sono le parti meno costose da sostituire per riportarla bella fresca. In questo caso però le piastre del telaio sono una parte veramente importante della moto. Essendo anodizzate, se si grattano tutte, poi non è che riesci proprio bene a lucidarle e riportarle in splendida forma. Figuriamoci poi cambiare un carter, non ho idea di quanti reni vi possa costare. E proprio per questo oggi ci vengono in soccorso i ragazzi di CMT Compositi, che producono paratelaio, carter, eccetera eccetera, per la maggior parte delle moto esistenti, Stark compresa. Una cosa importante, ragazzi, che mi sono dimenticato di dirvi è che CMT Compositi fa tutte queste coperture rigorosamente in fibra di carbonio, e la qualità, raga, si vede. Ma bando alle ciance, io direi di andare a lavare il mezzone per poi vedere la roba interessante che mi hanno mandato. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Ci tengo un sacco a ringraziare i ragazzi di CMT Compositi per darmi la possibilità di assaporare tutta questa qualità. Ovviamente per poter acquistare tutte queste protezioni di CMT vi lascio il loro link in descrizione. Andate a seguirli anche su Instagram, dove postano tutti i nuovi lavori che fanno. E un grande grazie anche a Samuele Della Balda, che mi ha fatto organizzare tutto questo pacchetto bello fresco per me. Vi lascio anche il suo canale in descrizione, andate a vederlo, perché con quelli di CMT fa dei progetti veramente assurdi, tipo storie di CR500 Motard super buildati, assurdi, esagerati. Ma bando ai convenevoli, andiamo a montare tutto quanto. Don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Beast in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. E come avete visto, raga, ci siamo trasferiti ad Orno, la pista perfetta per testare le protezioni del telaio, per grattarlo per bene. Ci ha raggiunto anche il buon Totone Selvatico. Quelle due volte che andiamo a far motocross all'anno. Finalmente Ivo è riuscito ad avere un ingresso omaggio. Praticamente, raga, ad Orno, come in pizzeria, abbiamo la tesserina punti. In base a quante dornate fai, è una dornata in omaggio. Siamo dornolati. Per questa giornata di riding, la nostra compagna sarà la Insta X4. A parere mio, una delle videocamere 360 più fighe mai prodotte. Rispetto alla sua sorella più piccola, la X3, hanno integrato i video in 8K, che raga sono di una qualità veramente spaziale. Rispetto anche alla X3 hanno aumentato la dimensione e la durata della batteria, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 135 minuti di video. Nuovo chip con intelligenza artificiale integrata per facilitarvi un botto con l'editing, perché dall'app di Insta360 potete iniziare a fare un po' di tagli in automatico senza dovervi troppo sbattere. Io l'ho sempre detto e lo ridirò all'infinito, l'app di Insta360 è l'app per action cam più intuitiva, veloce, meno buggata soprattutto che esista, perché è super semplice da utilizzare, e soprattutto tutte le clip che andate a fare per Instagram o per i social media potete andarle a editare direttamente dall'app di Insta360 senza bisogno di video editor esterni. Io in questo caso ho recuperato un attacco orizzontale per mettere la cam sotto l'aletta del casco, soprattutto se girate in moto, microfono esterno, perché sennò quando parlate non si sentirà nulla. E un'altra cosa super iper figa che mi è andato: potete montare direttamente col velcro dei dead cat per togliere il rumore del vento quando finite
filmate tipo in bicicletta. Quindi direi che per la Insta360 abbiamo parlato abbastanza, ora mettiamola sul casco, entriamo in pista. Sa di cacca. Taca. Madonna raga, sto salto cosa non è ogni volta. Il Concordia che è l'ultimo salto spara in Cina. Ma questo raga è veramente assurdo. Madonna, è già bucatissima oggi. Questa settimana ha fatto piogge continue qua adorno, non riesco a capire come abbiano sempre un terreno da Dio. L'America figa. Che bello. Che figata raga, cazzo. Ma il Totone che fine ha fatto? Ah, eccolo là, Toto. Avevo il promotore che minchia. Altissimo. Hey mommy, you a hottie, got a body, yummy, yummy. You so naughty, acting funny, you so sweet. Gummy, gummy, yeah, I'm strong. Gummy, gummy, get excited when you come and get ignited. When you come and you don't gotta tell me. Spara veramente in Cina sto salto. Comunque raga, per chi fosse interessato un po' ai parametri, di adorno giro più o meno sui 50 cavalli, perché qua è sabbioso e molto molle, quindi hai bisogno di tanta potenza per uscire fuori dai canali e per spalettare sulla sabbia, e il freno motore al 50%, perché con i salti così grossi non vorrei che in aria, come frena veramente tanto, ti faccia aggiornare e tiri di quelle impuntate non molto piacevoli. No raga, inizia a essere un po' peso, esco. Comunque raga, 4-5 giri adorno, 50 cavalli, abbiamo fatto fuori il 17%. Per esempio l'altra volta sono andato a Ceriano, che è una pista dura molto più piccola, dove usi molta meno potenza, la settavo a 40 cavalli, e in 3 manche da un quarto d'ora ho fatto fuori il 30%. Quindi capite che dipende tutto da quanto gas in dai e da quanto frena la pista. Te l'avevi già visto il mio carbonio fresco sul motocicletto? Eh dai, spacca cazzo. No adesso, allora, cioè non è che si può reggere raga, non è che si può fare. Oh mio Dio. Un'altra cosa che non avevo visto dall'ultima volta sono i paramani. Paramano carino, molto enduristico, più che crossaro. Paramani che tra l'altro monta gli originali K Husqvarna, quindi figata, ci vogliono 2 secondi a metterli. I'm going dumb, I'm trying to live it and stunt. Get anything that I want, whenever I want. It's okay to be broke, it's not okay to be a bum. Gotta move up, I never front, I keep it 100, hun. Do it for fun, man, I do it for fun. Trying to build some no bricks. All I do is flip these beats, giving them smoke like whiz. All about the green like weed, and I want the blue like cheese. A sto giro raga cambiamo inquadratura, proviamo ad attaccarla qua sotto sul mento, perché ho visto che fa un effetto tipo cesti, che dovrebbe dare una bella ampiezza nella visuale. Top. Oh, la pista l'hanno tirata anche un pochino più liscia dopo il pranzo. Tanta roba, un po' venticellosa adesso. And I want me some motivation tied in my arm. I'm just glad to be alive another day. Bella lì. Madonna raga, adesso is the dream. Gotta be a bus where I'm from. I'm going dumb. I'm going. Ehi, che canale! Attenzione! Oh, le stecche! Qua raga, è il salto delle stecche. Picchi di quelle crocche ogni volta che atterri. Madonna, che venticello qua. It's okay to be broke. It's not okay to be a bum. Gotta move up. I never front. Oh, che stecca l'atterraggio! Do it for fun, man, I do it for fun. Cazzo raga, che bello! Came from the bottom, I stay here. God got me, that's my plan here. Broke but I drip like the rain here. Smooth like butter, so I love that bread. M.O.B. I leave him on red. Go ahead, then I go get hit. P.I.N.P. I know what I said. L'unica roba brutta di girare con l'elettrico in mezzo alle altre persone è che gli altri non vi sentono, porco mondo. In cross più hai il mezzo che fa casino meglio è, perché almeno ti sentono per arrivare. I'm going dumb, I'm trying to live it and stunt. Get anything that I want, whenever I want. It's okay to be broke, it's not okay to be a bum. Gotta move up, I never front. Comunque raga, mi dispiace, ma tutti quelli che dicono che la Stark, bah, che schifo, finché non la provate raga non potete capire. Cioè, rispetto ad andare su una moto termica, mi sembra di andare sulle nuvole.
Oh shit! Lasciamo la potenza istantanea eccetera eccetera. Ma la grossa differenza esagerata è che non ha vibrazioni, raga. Cioè dopo una manche non siete più cotti come tirare, per dire, con un 4,5 per paragonare la potenza o con un 2,5 due tempi pompato. I'm not gonna lie, daughter has gone on Yagi, her brain fried. My lady poppin' Zenny, other lady poppin' Molly, why she waiting on me? Yogi night area. Sì cazzo raga, che gas, porca vacca. One night driving like a night, I don't wanna hear you, Gigitana, ain't you know, like I'm bango. Raga, Dorno sempre top, sempre così, feels like America ogni volta. Anche se un po' bucatina, però niente male. La Insta, raga, mi ha sorpreso veramente, perché con l'8K spacca veramente un sacco. Uno dice, vabbè, hanno migliorato un po' la qualità. In realtà è proprio lì il grosso passo, è avere un 8K su una camera 360. Spacca veramente tanto perché è molto dettagliata. Poi soprattutto riuscite anche un po', magari, se vi serve, zoomare, croppare, fare cose, fa veramente la differenza. Quindi io vi lascio sempre il link di Insta360 in descrizione. Se dovete acquistarla, volete acquistare qualsiasi camera di Insta360, usate il mio link che supportate un po' il canale. Ovviamente per supportare iscrivetevi al canale, likeino. Se volete del carbonio top quality, ricordatevi sempre CMT Compositi. E noi ci vediamo in un prossimo video.